Let's go, let's go. Oh! E sì. Il nemico ha catturato tutto. Ci penso io, ci penso io. Ciao a tutti ragazzi, benvenuti e bentornati qui sul canale. Oggi build si parla di cecchini, come sapete è una delle mie classi preferite, la uso tantissimo e questo è l'SAB50. Vi vado a far vedere come moddarlo al meglio, quali possono essere anche diverse opzioni per diverse mappe e poi ovviamente andiamo a vedere un po' di gameplay registrato in questi giorni. Allora, l'SAB50 si sblocca relativamente in modo semplice, dovete portare l'SPR, che è l'altro fucile tattico che avete subito a disposizione, a livello 16 o 15, adesso non ricordo, e vi si sblocca l'SAB50. Subito dopo questo video vedremo anche come moddare e come si comporta anche l'SPX80. Sono due armi molto simili moddate in questo modo. Ovviamente l'SAB50 è leggermente più veloce e purtroppo da quel punto di vista leggermente più debole, soprattutto a range, quindi preparatevi a fare un po' di hitmarker a lunga distanza. Con l'SPX questo problema non lo avrete sicuramente, perché è un vero e proprio fucile di precisione, quindi fa sicuramente più danno. L'unica cosa è che è leggermente più lento, quindi le due armi si sposano eventualmente su diverse mappe in base appunto a come giocate. Comunque andiamo a vedere nel SAB50 cosa mettere e quali sono le alternative. Allora, sicuramente una cosa da mettere è la canna 18x5 Brinson, che aumenta la portata dei danni, la velocità di movimento e la precisione quando si spara senza mirare. Ovviamente qui andare a mettere un'alternativa è quella da 12, che ci permette di avere la velocità modalità mirino più veloce, quindi a canna corta molto molto maneggevole, però calcolate che questa portata danni che avete qui vi permette appunto di migliorare quella sensazione di hitmarker che avete quando magari siete anche a medio raggio. Questa roba qui appunto un pochino ve la migliora, non vi preoccupate che comunque sarà veloce. Vedremo anche poi un'alternativa di build per un combattimento più close range. Come laser, il Corio ci aumenta la velocità modalità mirino, quindi è utile da avere per essere più veloci quando entriamo in mira. Come ottica, l'SPX 80 è lo stesso che ovviamente abbiamo anche sull'SPX, una delle ottiche migliori secondo me per quanto riguarda i cecchini. Impugnatura Schlanger, non so se si pronuncia così ragazzi, quella Soldier, che aumenta anch'essa la velocità modalità mirino. Ovviamente abbiamo meno controllo del rinculo, ma poco importa. E poi altrettanto importante, l'otturatore FSS, questo perché ci aumenta la cadenza di fuoco di un pochino e in più aumenta la velocità di ricarica, che in realtà ci interessa poco, però la cadenza ci permette appunto di essere subito pronti a sparare non appena spariamo un colpo. Come vi dicevo, ci sono delle alternative sull'SAB50 che sono quello di puntare tutto sulla maneggevolezza e avere praticamente un'arma a corto raggio. Ok, quindi pronta per tutte le stanzette che volete andare a visitare. Questo potete farlo mettendo la canna corta, come vi dicevo, eventualmente togliendo completamente l'ottica o mettendone una magari in Iron Sight, come in Red Dot se preferite, quindi io andrei anche senza. E l'alternativa è mettere nel calcio il mod Spectre, che non farà altro che aumentarvi ancora di più la mobilità, la destrezza e la velocità modalità mirino, e in più anche il controllo del rincuro sparando senza mirare, quindi vi permetterà di essere molto precisi. Certo, l'arma come vedete è un po' strana, però si presta tantissimo nel combattimento appunto ravvicinato, e questa appunto è la seconda build. Quindi ora io vi lascio al video con un po' di kill fatta con questa classe. Fatemi sapere qui sotto nei commenti che cosa ve ne pare a voi, se utilizzate altre mod, se utilizzate altri cecchini. Calcolate che molto probabilmente il prossimo video sarà sull'SPX, così vi faccio vedere anche quello come si comporta e come viene moddato. Io vi lascio al video e noi ci vediamo alla prossima. Uccisione confermata. Nemico! No, il marker da lì no, però.
sono incastrato. Oh, no, non ci credo. Cambio caricatore. Voglio andare via da qua, mamma. Che palle, mi fanno uscire di testa. Dai. Mi fanno uscire di testa le granatesche, raga. Vi siete fatti inculare, raga. Il nemico ha schierato un uomo di disturbo. Ehi, nemico, qui! Uomo di disturbo alleato attivo. E dai, lo so che lo vuoi. Wow. Sto ricaricando. T'ho visto. Guadagna terreno, reagite. Attacco con mortaio, pronto. T'ho visto. Bastardo. C'è qualcuno su. Dove cazzo sono? Ah, ecco. Ops. Ma basta. Catroia, raga, quanti marker ho fatto sta partita?